Lomegna sfata il tabù liberazione e alla terza gara interna vince la sua prima partita. L'avversario è uno delle squadre favorite per il salto di categoria, gli Orizzonti United, e la vittoria vale quindi doppio. Match che vede subito un avvio veemente degli ospiti, che al terzo minuto sfiorano il vantaggio con un diagonale di Scutti deviato in angolo da Fovanna. Non sarà l'unico intervento prodigioso del giovane portiere rossonero. Ancora Orizzonti al 18°, palla messa in mezzo da De Souza, Carini di testa sfiora il palo. Risponde Lomegna al 21°, palla filtrante di Manfroni per Romano, il cui diagonale esce di poco. Tornano pericolosi gli Orizzonti United al 34°, ma la punizione a girare di De Souza viene deviata in calcio d'angolo da Fovanna. Passa un minuto e i padroni di casa passano in vantaggio. Cross di Cassani, Magni è imperioso nel suo stacco aereo e di testa batte Coda Zabetta. Prima del riposo, traversone di Barabino, Scutti dal dischetto è solo e libero, ma non riesce a superare un Fovanna strepitoso che riesce a deviare in calcio d'angolo. Avvio di ripresa che vede ancora la formazione ospite pericolosa. 1:30 e Travaini difende palla e si gira. Fovanna è ancora attento e con la punta delle dita devia in calcio d'angolo. La risposta dell'Omegna arriva al 4°. Magni allarga per Abbagnano, esterno destro che passa vicino all'incrocio dei pali. 1 minuto e dalla parte opposta Beretta mette in mezzo per Gianetto, che da due passi calcia clamorosamente a lato. Punizione di Cassani al 16°, un rimpallo favorisce Viscomi che alza troppo la mira. Al 25°, incornata di Magni dal limite dell'area piccola, praticamente una replay del gol del primo tempo. Questa volta però la palla si alza alle stelle. Al 36°, viene espulso Tabozzi dal direttore di gara. Al 40°, gol annullato a Romano per fuorigioco dello stesso Romano su respinta di Coda Zabetta dopo un diagonale di Viscomi. Il gol è però nell'aria e arriva 2 minuti dopo. E nasce direttamente da un rilancio lungo di Fovanna che sorprende la difesa degli Orizzonti United. Sul pallone si getta Romano che di testa anticipa il portiere e realizza il gol del 2-0.